È una puntata anch'essa molto suggestiva e particolare, ma giochiamo sempre sul classico. I fantasmi, le apparizioni o presunti tale, ma non nei castelli, non nelle roccaforte, chissà che eremo, ma entreremo anche nelle case del centro città. Porte che si aprivano da sole, tremoli nella cucina. Abbiamo visto una figura di una donna apparire allo specchio del bagno. Faremo un piccolo escursus storico, ci avvaliamo in questa puntata anche del materiale fornito da Annalisa Iuri, ma avremo il modo di porre l'accento soprattutto su una storia recente, anche molto suggestiva, articolata in via ginnastica. E lì spazieremo tra presunti fantasmi, Sai Baba, culti o rituali per così esorcizzare gli ambienti. Contrariamente all'ultima puntata, dove ci siamo un po' così distaccati dai siparietti finali, questa volta alla fine avremo modo di spiegarvi come intendiamo noi anche un modo per disinfestare le case da presenze avverse o fantasmatiche. Lo faremo col consueto sorriso, con la leggerezza che contraddistingue questo ciclo. Abbiamo usato anche della salvia, perché mi era stata consigliata dai nativi americani, essendo andata in viaggio di nozze negli Stati Uniti, e con la salvia le cose si erano molto sistemate. Vorrei ringraziare le persone che ci hanno omaggiato dei primi plausi per questo progetto. La cosa sta in qualche modo funzionando, soprattutto la puntata della Madonna della Boccia, ho visto che è entrata un po' nel gradimento, nei cuori, quindi ringrazio veramente, perché ci ripaga di un progetto che spero possa continuare. Grazie. Tergestrix, quarta puntata.